Per colpa del vento non si sente niente. Praticamente vi stavo dando il buongiorno, vi dicevo che ci troviamo a Forca di Presta per l'escursione che ci porta sulla cima del Monte Vetture, la più alta di Sibillini. Fa freddo? Vabbè, andiamo su, che ci aspettano 900 metri di dislivello. Quella sotto che vedete è la piana di Castelluccio, col disegno dell'Italia sul fianco della montagna, non so se riesce a vedere bene. E qui è bello venirci quando c'è la fioritura. Vabbè, sta vento è proprio forte forte. Continuiamo a salire su. Mentre continuiamo la salita, da qui si vede ancora un po' meglio la piana di Castelluccio. Ecco, forse non so se riuscite a vedere, là si vede proprio Castelluccio. Oddio, già da qui sembrano un po' tante rovine. Che vista spettacolare. Là in fondo si vede pure la punta del Gran Sasso e questi qua due sono i Monti Gemelli, il Girello e il Poltrone. Va bene, continuiamo la salita che il percorso è lungo. Dopo una bella salitina con tanto vento, adesso il percorso è un po' più dolce, pure il vento si è calmato. Fa caldo, il sole scotta e proseguiamo lì su dove stanno quei signori lì, se li vedete. Ecco, saliti qua, è ripreso un attimino il vento. Da qui si inizia a vedere anche dall'altro lato, quindi direzione del mare, e poi da là direzione di Castelluccio. Allora, vediamo qua che cosa dico. Questo cartello, ma guarda, c'è l'adesivo di Pupi, un fotografo in cammino. Grande Pupi, dove? lo vedi? Lassù. Allora, linea ereditica, divieto di transito, non passa. Di qua non si può andare. Continuiamo a seguire il sentiero da questa parte. Spettacolo, sali osservando il mare, bellissimo. Comunque bisogna venirci attrezzati. Se ci venite non dimenticate di vestirvi a strati, portate un antivento, portate una maglia a maniche lunghe, perché il vento si fa sentire pizzica. La salita è dura, quindi mi fa anche sudare e diventa poi problematico. Una giornata umidissima. C'è qualche ciuffettino bianco in lontananza. Sentire lungo circa 5 km, dislivello 930 mi sembra, una cosa del genere. Chi è in forma allenato va veloce, ci mette un'ora, a volte anche di meno. Normale, se tu vuoi vedere la vista ci dovresti mettere 3 ore, se come noi fai 50.000 pause magari ce ne metti 4 ore. Vale veramente la pena.
su, su! Che hai appena iniziato! Ma mi hanno mandato sul vettore! Fa freddissimo, ma più di Roccaraso, di più! Questa spacca gambe, eh? Bella ripida. Ti fa salire di quota molto molto velocemente. Proprio un muro. Quota 2000. Dobbiamo salire lassù. Che dislivello. Allora, questo trattino è veramente un muro. Alla fine sono stati piantati dei pali a mo' di scalini. È veramente veramente ripida, anche in discesa bisogna fare tanta attenzione. Oh, io mi sa che mangio, mi sono accomodato io. No, mangiamo, non ci andiamo pure. Io non ci vengo. Allora, qui stanno ricostruendo il rifugio Giglioli e praticamente l'hanno buttato a terra e lo stanno rifacendo da capo. Ecco, in fondo il Corno Grande. Spettacolo. Dai, su, attacchiamo la salita finale. Forinda pensava di essere arrivata, ma ha capito che mancava ancora 400 metri di dislivello. Ecco, lassù. Com'era la storia? Eravamo arrivati? Pensavo che era qua. Sì, andiamo su. Su. Dai, che oggi stai in forma, su. Sì, però devo ricominciare tutto da capo psicologicamente. Le disillusioni della vita, l'incoscienza di non calcolare le intuizioni. Manca poco, veramente poco, parliamo di 100 metri di dislivello. Ecco il massiccio del Gran Sasso, come siete bene. Mazza in Monte Camice. Impressionante. Non so se riuscite a vedere laggiù dove stanno ricostruendo il rifugio. Ecco, qua sta la vetta. Gli ultimi 70-80 metri di dislivello. Andiamo? Che dici? Ce la facciamo? Ok. Ecco, manca davvero poco. Poco. E siamo in cima, eh?
Dovrebbe essere fatto, ma tutte le altre cose come fanno con, la, con le carte, la burocrazia, tutto quanto, le lungaggini italiane? La croce è distrutta praticamente, vediamo un po', da qua, c'è lo strapiombo. Si vede proprio tutto, guarda. C'è un panorama entusiasmante, fantastico, dalla cima 2476 metri, monte più alto dei Sibillini, delle Marche. Ecco, ora iniziamo la discesa e niente, ci metteremo tanta attenzione perché è molto ripida e tante roccette, si può scivolare. A dopo. Eccoci qua, siamo arrivati alla macchina, il saluto lo faccio dalla macchina perché tira ancora tanto vento e non mi avreste sentito. E niente, quindi l'escursione è finita e come sempre, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, condividete e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Alla prossima!